Covid-19 e vaccini in Toscana. Le relazioni di minoranza e di maggioranza con cui si sono chiusi i lavori della commissione d'inchiesta appunto sui vaccini e sulla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 sono state presentate in consiglio regionale. Illustrando il lavoro della commissione, il presidente Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia ha ringraziato i partecipanti e ha illustrato lo svolgimento del lavoro, senza tralasciare alcune critiche alla maggioranza. La Commissione Vaccini ha portato all'attenzione del Consiglio, ma anche di tutti i toscani, un testo condiviso su 200 pagine per 198 pagine tra maggioranza e opposizione. È il frutto di un lavoro condiviso, fatto sotto il segno di un alto profilo istituzionale e sostanzialmente vocato alla volontà di ricostruire tutti i passaggi della gestione pandemica della campagna vaccinale per sostanzialmente dare una valutazione sulla risposta del sistema sanitario regionale e, nei limiti delle possibilità, poter offrire anche degli spunti. Ecco. Questa relazione poi condivisa ha preso delle vie diverse, c'è stata una via che è quella della maggioranza e una via di tutti i gruppi di opposizione su un lavoro che comunque propedeuticamente abbiamo condiviso, dove sostanzialmente abbiamo voluto rimarcare determinati aspetti. Senza riuscire forse a farsi intendere molto bene dalla maggioranza, che sostanzialmente rimane racchiusa all'interno della politica dei primati, insomma si è primi in classifica ovunque e sulla scia dei primariati in classifica si sconta sostanzialmente di non voler riconoscere come in effetti taluni ritardi, talune situazioni dettate da un'impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costati chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in Regione Toscana. A nome della maggioranza ha parlato la vicepresidente della commissione di inchiesta, Federica Fratoni, del PD. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la Regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto 3 aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove, l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità, un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale. Pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid, una riorganizzazione profonda alla quale comunque la Regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente. Ad accomunare i vari interventi il ringraziamento al lavoro della Commissione e il plauso per tutti coloro che si sono spesi nell'affrontare la pandemia. La consigliera del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, ha sottolineato come ci si sia trovati impreparati di fronte all'emergenza sanitaria. Oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione d'inchiesta, i cittadini non avrebbero mai saputo che in Regione Toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato, ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati, ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione, l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando, ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno, verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo. Per Marco Landi, portavoce delle opposizioni, il Consiglio regionale ha perso l'occasione di costruire una relazione finale unitaria che avrebbe dato senso e valore a un'importante esperienza. Oggi è stata presentata la relazione da parte dell'opposizione e poi anche quella della maggioranza, purtroppo due relazioni divise rispetto
alla commissione sulla pandemia e quindi sulla gestione dei vaccini che è stata chiesta da parte delle opposizioni, di cui ho anche fatto parte. Abbiamo fatto un lavoro molto lungo e completo su questo e abbiamo dovuto anche far rilevare quelle che sono state le criticità della gestione anche da parte della Regione Toscana, che da parte nostra non ha avuto coraggio, soprattutto nella prima fase, quando a livello governativo gestiva Arcuri. E poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni. Insomma, è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Io purtroppo ho dovuto anche abbandonare l'aula durante il mio discorso davanti all'ilarità da parte dei colleghi della maggioranza, che non è tollerabile davanti alle morti e al rispetto che si deve di fronte a questa situazione. Una commissione di inchiesta servirebbe anche a livello nazionale. Da Italia Viva parte una richiesta forte, è mio l'emendamento di richiesta all'ordine del giorno per chiedere al governo di istituire anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Lo stiamo chiedendo da anni anche a livello nazionale con il nostro leader Matteo Renzi, e oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale, appunto, partendo dalla Toscana, si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione d'inchiesta. Il presidente della giunta regionale, Eugenio Giani, ha sottolineato come le relazioni siano l'espressione definitiva del modo in cui la Toscana ha gestito la pandemia. Da un'organizzazione che non esisteva, perché l'ultima pandemia era stata più di 100 anni fa, la spagnola dal 1918 al 1920, abbiamo messo in campo una squadra che è riuscita a inoculare quasi 9 milioni di vaccini, a portare una copertura al 96-97%. Il motivo per cui oggi il Covid in Toscana quasi non esiste più, stamattina non c'erano nemmeno 200 contagi, è proprio perché la nostra macchina organizzativa, la nostra capacità di rapporto con i cittadini, le energie che hanno visto coinvolto il sistema sanitario regionale con tante persone che, come organizzazioni di volontariato, medici e infermieri in pensione, hanno contribuito a creare questo meccanismo, ha consentito di superare il Covid, vantati dallo stesso generale Figliolo, commissario nazionale, come una delle due o tre regioni in assoluto più efficaci nelle misure e nel modo di approcciare quello che è stata la questione della pandemia. Nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, martedì 7 febbraio il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha incontrato le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado Buonarroti di Ponte Egola, nel comune di San Miniato. Una mattinata per parlare di memoria, in cui sono stati ascoltati i lavori prodotti durante i percorsi di studio su questo tema. Quanta emozione, l'emozione nell'ascoltare il lavoro di queste bimbe, di questi bimbi, ma anche la capacità di voler apprendere, perché ha ragione la senatrice Segre, obiettivo di tutti noi è fare in modo che tutto questo non finisca nell'oblio, ricordare perché non accada di nuovo. E ragazzi, ho detto di non essere indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte, di porsi sempre di fronte a ogni questione che accade nel mondo, anche lontano da noi, la guerra in Ucraina, quello che sta accadendo in Iran, pensando che quello che oggi noi abbiamo, la nostra libertà, è frutto del sangue che tante donne e tanti uomini hanno messo a disposizione. Allora noi dobbiamo innaffiare il fiore della libertà, facendo in modo che queste ragazze e questi ragazzi costruiscano una coscienza civile per lasciare il mondo un pochino migliore di come l'abbiamo trovato. Al termine della mattinata sono arrivati impegni concreti. Il presidente Mazzeo ha infatti annunciato di voler proporre al Consiglio regionale una legge in cui realizzare una sorta di servizio civile della memoria. Ha ragione la senatrice Segre, io proporrò in Consiglio regionale una legge, ora vediamo se di iniziativa parlamentare, in cui realizzare una sorta di servizio civile della memoria. Ogni ragazzo toscano prima dei 18 anni dovrebbe visitare almeno uno di questi luoghi simbolo, perché con toccare con mano ti rende più consapevoli. Penso al Parco della Pace di Sant'Anna di Stazzema, ai campi di sterminio, la possibilità di vedere, toccare con mano il binario 16 alla stazione di Firenze, dove partivano
camion e treni strapieni di ebrei, di sinti, di rom. Ecco, a noi il compito di essere amplificatori di memoria, a noi il compito di fare in modo che ogni cittadino della Toscana conosca e liberamente possa scegliere di non essere indifferente. L'incontro è stato un'esperienza utile per studenti e studentesse. Sì, è importante conoscere le istituzioni del territorio e soltanto con un incontro ravvicinato, col dialogo con le persone che si occupano delle istituzioni, i ragazzi possono veramente comprendere come funzionano tutte le istituzioni del nostro Stato democratico che permettono una partecipazione dei cittadini attiva. Questo è un momento di riflessione fatto con i ragazzi sul dovere della memoria, sull'importanza della memoria, quanto è fondamentale ricordare, e oggi l'abbiamo fatto ascoltando il lavoro fatto dai ragazzi durante l'anno insieme al Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ringrazio, perché dare alla memoria un futuro è fondamentale. Il dramma delle foibe è un genocidio di dimensioni inaudite, ingiustificabili. Allora oggi siamo qui per ricordare, perché quello che è accaduto non accada mai più. Un ringraziamento davvero alle associazioni che tanto si sono impegnate perché tutto questo venisse alla ribalta dopo tanti silenzi. A noi è il compito, alle istituzioni, il compito di non voltarsi dall'altra parte, di far conoscere, ma soprattutto di far comprendere, perché quanto è accaduto non accada più. E questo vale ancora di più oggi, quando i sopravvissuti a quelle barbarie non sono più insieme a noi. Venerdì 10 febbraio al Palazzo del Pegaso a Firenze ha avuto luogo la seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare il giorno del ricordo, per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Io credo che per tanto tempo non si sia parlato a torto delle foibe, perché l'Italia, quando è finita la guerra, ha fatto finta di aver vinto, mentre invece la guerra l'aveva fatta, scatenata e l'aveva persa. Parlare di foibe di esodo voleva dire riconoscere la sconfitta, perché nessun vincitore ha migliaia di morti e centinaia di migliaia di profughi dopo la fine della guerra. E così è stata omessa dal dibattito. E quando delle cose non si parla, nascono le strumentalizzazioni, le bandierine. Il problema è che gli infoibati e gli esuli Giuliano Dalmati che non erano né di destra né di sinistra. Sono il prezzo che l'Italia ha perso alla sconfitta della guerra, e avevano per la guerra le stesse responsabilità dei fiorentini, dei torinesi, dei siciliani. È che la guerra colpisce chi si trova a vivere nel posto che in quel momento diventa sbagliato, esattamente come oggi vivere a Zaporizhzhia o a Kharkiv è diverso dal vivere a Leopoli, che è all'estremità occidentale dell'Ucraina. Il giorno del ricordo è stato istituito con la legge del 30 marzo 2004, numero 92, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Credo uno dei passaggi più belli che abbiamo sentito oggi in aula è stato quando è stato detto che la storia si racconta nella sua interezza. Se la storia si racconta tutta, ogni popolo è in grado di fare conti con la propria memoria e di fare un servizio alle future generazioni. L'importante è comunque cercare di comprendere, come ha detto anche il Presidente del Consiglio regionale, comprendere le ragioni di quello che è accaduto per attualizzarle e cercare di capire il presente. Questa è una lezione fondamentale che dovrebbe essere sempre fatta. Io personalmente sono veramente molto vicino alla sofferenza di questi popoli, alla situazione che hanno dovuto soffrire e a un periodo storico italiano veramente difficile. Quanto successo non può essere dimenticato e quindi è corretto e doveroso lasciare da parte le bandiere dei singoli partiti, essere rappresentanti della Toscana, rappresentanti istituzionali, fermarsi un giorno, portare e attualizzare quanto successo, perché questo non si possa più riverificare non soltanto in Italia, in Europa e nel mondo.